ancora più a pieno, facendo il direttore sportivo. Ma come ti è saltato in mente di fare il direttore sportivo? Allora, io ho deciso di vivere la mia vita per il calcio e ho provato a giocare, ma naturalmente i mezzi erano davvero limitati e quindi ho provato a occupare tutti i ruoli che appunto ruotano intorno al mondo del calcio. Ho fatto l'arbitro, come ho detto prima, il giornalista sportivo, e ho detto ora voglio essere proprio parte integrante di una squadra, e quindi il ruolo di dirigente, perché non mi definisco direttore sportivo, ma dirigente, era l'ultimo colpo di teatro che ho fatto due anni fa. Ma in realtà sono stato contattato dal presidente dell'Atletico Pesco San Nicola, Francesco Falcione. Salutiamo il grande Francesco Falcione. Grande, salutiamo il grande Francesco il grande e Giovanni Agresti, altra persona meravigliosa di questo mondo. È vero. Sono stato contattato e loro mi dissero: tu, direttore sportivo, no, conosci penso la scheda tecnica di un centinaio di giocatori, dobbiamo allestire una squadra per vincere il campionato di terza, e quindi naturalmente ho dato il mio contributo in termini di conoscenze di giocatori, e da lì è iniziata questa mia avventura, che è iniziata con la vittoria col botto, devo dire la verità. Poi nel corso del campionato sono stati degli avvicendamenti, degli inserimenti, degli innesti, mister Meccariello è stato altro artefice di questo successo. E quindi è iniziato così. È iniziato io stamattina, quando sono stato taggato nel posto della trasmissione, il DS è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve farlo. Mi sono messo a ridere perché lo sporco lavoro a me mi faceva pensare che il direttore Faugelli spesso si cimenta nello sporco a raccogliere le divise a terra nello spogliatoio dei giocatori piuttosto che raccogliere i palloni. Ma a quello mi riferivo, perché sì, è bello fare il direttore sportivo giacca e cravatta a bordo campo. E invece voi siete i classici, tu e anche Michele, perché Michele lo stesso negli spogliatoi si dà da fare, e quindi sicuramente quel titolo vi calzava a pennello. Assolutamente, io amo viverlo, amo... Pesco Sannita, insomma, si era creato un bell'ambiente, il campo stracolmo l'ultima partita di campionato, quando poi avete festeggiato la vittoria, e poi lo sappiamo un po' tutti che per motivi soprattutto economici avete dovuto abbandonare Pesco Sannita. Ma quanto ha influito poi nella crescita dell'Atletico Sannita questo spostamento? Allora, Pesco è stata una grande occasione, un campo bello, da anni chiuso, contavo 7 spettatori la prima partita col Montefalcone e 300-400 tifosi l'ultima partita quando abbiamo vinto il campionato, con delle favole all'interno di quella storia, la favola di Mariano Masone, che tornava da Siena ed è stato l'autentico mattatore e trascinatore di quella squadra, la storia di Francesco Pagliarulo, portiere ultra cinquantenne che è tornato a vincere il campionato a distanza di anni, di Carmine Pilla, detto Zuccarello, altro, insomma, la storia di Pesco Sannita, vittoria del campionato. Qualcosa non è andato, evidentemente. Avrei scommesso tutto che avremmo ripreso da lì, invece non abbiamo ripreso da lì. Lo spostamento diciamo a Benevento non ci ha fatto bene, non abbiamo avuto la possibilità di poter puntare su persone autoctone nel posto, e quindi abbiamo costruito una squadra che non aveva molto senso, detto ora tra di noi. I risultati sono stati la logica conseguenza. Però poi vi siete salvati, che spettacolo! Siamo salvati soltanto perché il Covid ha detto così, ma alla fine avremmo dovuto conquistarla sul campo, e sono certo che ce l'avremmo fatta, perché l'arrivo di mister Gerardo Russo, l'inserimento di qualche giovane, avrebbe secondo me portato il risultato finale, però non abbiamo la conferma del campo. Comunque si dirà che Daniele Saucelli è un mangia allenatori, perché cambia allenatori di continuo. Ma che ci fate a questi allenatori? Gli allenatori sono dalla Serie A all'ultima categoria, sono sempre, e mi dispiace questo, diventano sempre responsabili di quando le cose non vanno bene. In realtà, ti dico la verità, conoscete bene la storia di mister Antonio Meccariello, artefice del successo del campionato di terza, poi in seconda ha avuto qualche problema personale, quindi per questo motivo è stato avvicendato per quello, perché Antonio è veramente persona
di grande cuore e di grande saggezza. Ve lo dovevate ritrovare contro quest'anno, sulla panchina del quest'anno avrei avuto un gran piacere a tornare al Bellusi di Benevento, affrontare mister Meccariello in panchina, bere una birra con il grande Franco, ma in realtà credo che la cosa al momento non la vedo fattibile, io ho grossi dubbi. Comunque c'è Jonathan, l'anno prossimo veniamo a Padula, puoi venire a Paduli? Paduli, sono legatissimo a Paduli perché è una piazza veramente, veramente dove si può fare del calcio importante. Abbiamo un campo fenomenale, è stato ristrutturato, anzi vieni a farti un giro così gli fai pure una menzione. Secondo me ti do una news, verrà di nuovo il Benevento. Sì, questa la diciamo senza che si sente e ci ascolta nessuno. Ok, mi farebbe molto piacere. Verrò prima io e poi il Benevento, diciamo così, nel senso che verrò a vederlo. Ce l'abbiamo fatta, dobbiamo farla questa squadra, dai, si può spegniamola questa Saguello. Mi farebbe piacere, una bellissima piazza. Digli una cosa cattiva, digli una domanda scomoda. No, vabbè, non potrei mai dirla, per me è un fratello. Quindi... No, la domanda scomoda. Forse Ezio non lo sa, perché non gliel'ho mai svelata questa cosa. No, ma c'è un rapporto tra me e Daniele che, quando infatti lei mi ha detto, ho trovato un ospite, dimmi, Daniele Sauchelli. Ho detto va bene, ok, figurati. Io credo, stiamo io credo a casa, che abbia, credo che Jonathan abbia diciamo i miei stessi hobby, le mie stesse passioni, e ci confrontiamo spesso. Il calcio è una delle tante passioni che abbiamo in comune, ma c'è la politica, c'è la comunicazione, c'è anche uno spirito imprenditoriale che secondo me andrebbe sviluppato insieme magari, perché è davvero una persona che conosce bene il mondo economico, la politica è una grande passione, e questo infatti ci aggiorniamo sempre, ci confrontiamo, abbiamo le idee molto vicine, e quindi per questo è sempre un piacere perciò, parlare con lui. A Ezio non gliel'ho mai svelato, ma per niente, me so che no, è un fratello, ma infatti non potrei mai fargli una domanda scomoda, perché conosco... Tu prima hai parlato del Pesco Sannita, considera che il Pesco Sannita è nato sul dove lavoravo io. Figurati. E ti ricordi, penso? C'era un commento di... Sul bancone dell'attività commerciale di Jonathan mettevamo la formazione in campo. C'era qualche giocatore che doveva giocare. Poi il mister faceva diversamente, perché è giusto che sia così, però noi fantasticavamo su quello che poteva essere la squadra. Ci facciamo dire due parole su Maradona, perché lui, insomma, napoletano, sta soffrendo adesso che gioca il Napoli, figurati ieri. Sì, sta giocando in contemporanea il Napoli. Io ho ascoltato l'intro che avete fatto e avete parlato di Maradona. Siete stati, giustamente avete messo in risalto le pecche di un campione sul campo. Nella vita privata sicuramente è stato diverso, però credo che in questo momento vada celebrato il campione. La vita, lui farà i conti con qualcun altro per quello che ha fatto nella vita. Io a volte dico solo una cosa: oggi ci troviamo a parlare anche di calcio dilettantistico, e diciamo che le persone che giocano a calcio ancora oggi probabilmente sono figlie di quel calcio, di un calcio che non esiste più, ma molti hanno fatto settore giovanile, hanno creduto nel calcio vedendo Maradona e sognando un giorno di diventare come lui. Alla fine nessuno è diventato come lui, a maggior ragione chi gioca nel calcio dilettantistico, perché evidentemente ha avuto una carriera diversa. Però sono stati sempre, e Maradona è stato un mito per tanti. Io ricordo sempre che quando andavo a vedere una partita di calcio dilettantistico, quando un giocatore che magari era mancino, che magari aveva il 10, faceva una giocata sugli spalti, si diceva: ma chi è Maradona? È vero, cioè, è un po' l'esempio per dire che era un po' il mito per tutti quanti, ed era quello da emulare in campo. Fuori dal campo avrà fatto quello che ha fatto, ma alla fine darà conto a qualcun altro. Sono stato io quello che ha sottolineato l'aspetto umano, ma perché lo sai, mi conosci, lo sai come sono, non mi soffermo mai sul primo giudizio, sull'apparenza. No, a me mi interessa l'apparenza. Quello che uno fa nella sua vita privata, io ho ammirato il campione, punto e basta. Assolutamente, ci rimarrà quel ricordo. Sì, assolutamente. Comunque ti arrivano anche i saluti da parte di Rocco Minichiello, un grandissimo pipelè, come dicevamo noi ai tempi qualche anno fa. Sarai il portiere della prossima squadra di Daniele Sauchelli. Assolutamente, lui sa benissimo che io l'ho chiamato più volte, e dobbiamo creare
dobbiamo creare le condizioni affinché Rocco possa giocare nella tua squadra. Ossia a Paduli, perché stai dicendo allora strada, Paduli, da Buon Albergo a Paduli fino a Benevento. Io mi fermo un attimo a Paduli. Ci fermiamo a Paduli di strada, sì, assolutamente. Assolutamente. Rocco, grande portiere e soprattutto persona squisita, assolutamente. Ti salutiamo, Daniele. Ti salutiamo, ti ringraziamo. È stato un piacere davvero. Al momento soltanto sentirvi e guardarvi nella diretta Facebook. Un giorno spero di risedermi a tavola con voi. Assolutamente. Bere. Lasciaci però, visto che abbiamo parlato di direttori sportivi e delle difficoltà del direttore sportivo, la più grande difficoltà che hai avuto svolgendo questa mansione? La più grossa difficoltà avuta fino a questo momento da direttore sportivo, sì. Ma probabilmente competere nell'acquisizione, tra virgolette, di un giocatore, competere con chi naturalmente offre rimborsi, li chiamo rimborsi assolutamente, sì, dove spesso non viene valutato il progetto, ma viene valutato la monetizzazione a stretto giro, a breve termine, di quello che può essere. E questa è una cosa, allora io parto da un antefatto: noi il primo anno abbiamo elargito il precedente, naturalmente, sì, ha investito diversi soldi, quindi non voglio fare colui il quale si rimangia quello che è stato fatto, quindi da questo punto di vista voglio essere onesto nel dire questa cosa qui. Certo. Però credo che a volte bisognerebbe pensare meno a monetizzare una passione e a sposare qualche progetto in più, che non è detto che sia il progetto della squadra che rappresento, ma in generale di un progetto che può essere di una società seria. E in provincia di Benevento di società serie ce ne sono davvero tantissime che fanno il calcio con grande serietà. E meno male, e meno male. Dani, un bacio, un abbraccio. Ciao, ciao. Io saluto già adesso Michele Catena, sì, che ti ha salutato, professore in trasmissione. Michele, altra persona squisita, che naturalmente grande intenditore, davvero direttore sportivo, lui sì, con la D e con la S grande. Sau, noi ci riaggiorniamo per mettere su questo progettino. Lo abbiamo dichiarato in diretta, quindi ora non possiamo tirarci indietro. Io già ho qualche idea. A tua disposizione, al più presto spero di confrontarmi con te. Ciao Sau. Ciao! Allora ciao. Anche ciao, buon proseguo. Allora ci sentiamo la canzoncella. Esatto, sì, nel frattempo che ci prepariamo per il secondo ospite, vabbè, e andiamo con un po' di musica. Però prima che parte. Questa non, nuova non partire. Prima che parte questo piccolo stacchetto musicale, c'era Rocco che ci chiedeva a volo una domanda, sì, penso che dobbiamo provare a dare risposta, ma una risposta che purtroppo non proviamo a dare, quella su novità sul vero calcio, quello dilettantissimo. Che novità gli dobbiamo dare? Io l'unica novità che posso dirti, Rocco, è che si sta riformando lo sport, quindi si sta riformando il calcio. La riforma, sì, sono uscite. Si stanno creando le condizioni affinché anche i dilettanti abbiano dei veri e propri contratti e vengano riconosciuti come... Lo trovi giusto? Assolutamente sì. Passo verso la morte del dilettantismo? No, io penso assolutamente il contrario, perché non si può vivere più di invisibili. Tu non considerare chi è che va a giocare a calcio, ma considera l'allenatore che nel dilettantismo, quindi anche in Serie D, presta il proprio servizio 3, 4, 5 giorni a settimana, certo, lo fa come lavoro. E posso pensare a qualcuno che probabilmente ha tutte le carte in regola, tipo ti faccio un esempio di uno vicino, Facchino. Sì. È uno che ha fatto l'allenatore vero e proprio, e poi in alcuni momenti non ti viene riconosciuto quello che è un tuo diritto, una contribuzione o altro. Ok, anch'io allora, anch'io. No, penso che... Sì, 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 me lo merito. Sono degli invisibili. Sì, siamo invisibili. Devo avere la pensione, dopo tanti anni. Non parlo di pensione, però parlo di riconoscimento... Secondo me in quel caso non è male. Comunque Rocco, nessuna novità, almeno fino ad oggi. Niente. Anzi, penso che a breve ci darà una novità pessima. Anzi 15 giorni, chiusi in casa, insomma, esatto, ci prepariamo al Natale. No, vabbè, ma prima del 2021 il calcio, lo sport non riparte. Assolutamente no, anzi speriamo che non si ferma quello
quello vero, no, quello vero, meno, quello grande, non quello vero. Michele risponde ai messaggi e manda baci e abbracci a tutti. Michele, ci vediamo tra brevissimo. Michele Catena dopo lo stacco musicale.